Buonasera, do il benvenuto a tutti. Io mi presento, per chi non mi conosce ovviamente, sono il capitano di vascello Passafiume, presidente della UNUCI di Taranto, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia. Quindi rappresento tutte le quattro forze armate più il corpo armato della Guardia di Finanza. Do il benvenuto alle autorità. Una bellissima iniziativa organizzata dall'UNUCI, sezione di Taranto, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, concerto di Natale 2019, fanfara di presidio, comando marittimo sud di Taranto. Ho al mio fianco il presidente della sezione UNUCI di Taranto, Gianni Passafiume. Beh, un saluto diciamo per queste festività natalizie all'insegna dell'arte, perché la musica è arte. Certo, questa è stata diciamo la conclusione di quest'anno, di questo mio primo regno di iniziative. Mio primo anno di mandato, me ne aspettano altri quattro e quindi abbiamo voluto chiudere in bellezza almeno questo, per non solo far ascoltare la bella musica, far ascoltare l'aria natalizia e dare anche gli auguri ai nostri soci e a tutti gli ospiti. Io credo che sia stato un successo, almeno dal riscontro che ho avuto da tutti quanti. Ci sono state anche delle sorprese, perché abbiamo avuto un tenore che non ci aspettavamo e abbiamo avuto la presenza del soprano Antonella Alemanno, anche lei è stata una presenza gradita. Diciamo che all'ultimo momento siamo riusciti a rabberciare un qualcosa che poi non è più un rabberciamento, ma è una cosa consistente. Di alta qualità, veramente. Sono contento, soddisfatto e spero che anche i miei soci lo siano. E già sto pensando al futuro. Già si programma per il 2020. Di coinvolgere forse anche la cittadinanza, non solo questo, va bene, visto quello che siamo riusciti a fare con pochi soldi, tra l'altro, perché le nostre finanze sono povere. Fare di necessità virtù. Esatto, necessità virtù. Grazie. E ho al mio fianco una delle protagoniste assolute di questo concerto di Natale 2019, il soprano Antonella Alemanno. Le sue emozioni dinanzi a un pubblico caratterizzato ovviamente dalla presenza delle forze armate. Per me è stato un onore questa sera esibirmi in questo palazzo bellissimo, è stato emozionante, è stato per me inoltre un onore e collaborare con la fanfara. Altro protagonista, il tenore Claudio Minardi della banda centrale della Marina. Beh, per lei che porta la divisa, un'emozione ancora più forte. A rappresentare la forza armata, a rappresentare il mio paese, è sicuramente l'emozione più forte. Quindi vestire la divisa e poter cantare per la mia nazione, per i miei concittadini, è sicuramente l'emozione più grande che si possa avere. La fanfara di presidio del Comando Marittimo Sud di Taranto ha ovviamente il suo maestro e ho al mio fianco Michele Di Sabato. Beh, una performance eccezionale, una grande soddisfazione da parte dei soci, da parte dei presenti. Le sue sensazioni di questa sera? Allora, innanzitutto buonasera, la ringrazio per i complimenti fatti. Sono veritieri. La ringrazio nuovamente. Niente, avevamo cercato di preparare un programma
al di fuori del contesto prettamente natalizio, seppur abbiamo proposto brani natalizi. Di comune accordo col Presidente avevamo pensato di fare un excursus partendo, diciamo, dalla tradizione militare, quindi l'omaggio al maestro Vittorio Emanuele con la marcia Fanfare Banda, per poi spostarci su melodie tratte dal repertorio lirico con Mascagna, e abbiamo avuto modo di poter proporre da cavalleria l'Ave Maria sull'intermezzo, e inoltre O voi lo sapete mamma. Poi ci siamo spostati un po' sulla musica da film, colonne sonore, proponendo La mia Africa, per poi soffermarci un po' di più sulle musiche natalizie, quindi proporre Still Night, White Christmas, I Will Follow Him, senza trascurare in ultimo alcune melodie del repertorio napoletano con Cuore in grado e O sole mio. Certamente le sensazioni adesso a caldo sono bellissime, credo che abbiamo cercato di esprimere il meglio che potevamo fare. In un contesto che comunque il salone della provincia prestigioso, quindi siamo veramente onorati di aver potuto partecipare a questo evento.